tornati con l'appuntamento col calciomercato del Vicenza e diamo veramente una buona notizia a mio avviso, ed è l'acquisto in prestito, ovviamente, quindi non è acquisto ma è il prestito, insomma l'acquisizione, ecco, delle prestazioni sportive di Davide Diò dal Monza. Bellissimo, sono contento, insomma è un grande acquisto. Si parla di prestito e ho cercato, non ho trovato molto, però unendo qualche puntino siccome andiamo proprio a confermare quello che avevo detto nell'altro video, cioè il prestito al riscatto qualora il Vicenza andasse in A, ci fosse la promozione per il Vicenza, riscatto messo a 3 milioni. Ho unito un paio di puntini e secondo me quella notizia è vera, vedendo alcuni numeri. Che giocatore è? È un grande attaccante DB. Tanto teniamo DB 92, quindi maturo, siamo quasi al cospetto di un trentenne, quindi ha le sue esperienze. Viene da 2 anni che a mio avviso si possono dire buoni, macchiati un po' dagli ultimi 6 mesi al Monza, dove secondo me non si è ambientato bene, ha avuto delle difficoltà. Monza comunque aveva parecchia pressione, alcune individualità magari un po' opprimenti, un po' pressanti. Lui forse non ha retto questa pressione e quindi non ha dato il meglio, però aveva iniziato molto molto bene a Pordenone il campionato con 11 centri, poi a gennaio è passato al Monza e lì mi sembra ha fatto forse un gol solo o 10 il Pordenone. Comunque l'anno scorso ha totalizzato 11 gol, mentre l'anno prima ne ha fatti 17 con 8 assist, numeri comunque che vengono riportati da parecchi. A mio avviso non contano gli ultimi 6 mesi per la piazza, un po' per la situazione. Comunque abbiamo visto che il Monza ha sofferto anche i playoff, perché ne ha presi andare e venire, e questa situazione secondo me non è da sottovalutare e non è una condanna per l'acquisto che il Vicenza ha effettuato. Quindi io rimango veramente molto positivo, un giocatore di profondità con una buona velocità che mancava al Vicenza. Comunque riesce a dare le ripartenze pericolose, riesce destro e sinistro, forse di testa pecca un pochino, però si fa valere e veramente veramente complimenti alla società, veramente. Quindi noi adesso andiamo avanti, altri piccoli due nomi, poi concludiamo questo video. Mister Di Carlo pare abbia espresso apprezzamenti verso Terzi, difensore centrale della Spezia, che è andato in scadenza il 30 giugno. 37 anni, Di Carlo lo vorrebbe come baluardo, come pilastro della nostra retroguardia. Metti che un altro anno magari Serie B se lo può fare, però stiamo parlando comunque di un 37enne. Ecco, lui ha dato priorità allo Spezia, perché adesso Spezia è nuovo allenatore, quindi vuole capire un attimo se il nuovo allenatore punterà su di lui, lo riterrà ancora utile, oppure se comunque optare per un finale di carriera in Serie B o da altre parti. Comunque il Vicenza si è mostrato interessato a questo difensore centrale, che comunque ha sopra le 200 presenze con lo Spezia, che
fatto parecchi anni anche di B, quindi esperienza no, non gli manca, ecco. E poi andiamo da Marco Pinato. Marco Pinato, centrocampista, scuola Milan, adesso è di proprietà del Sassuolo, ha girato un po' la Serie B, giocatore del 95, quindi parliamo di 26 anni, se non li ha già fatti, e ha 100 sulle 150 presenze in Serie B, quindi una discreta esperienza, perché comunque se pensiamo a un 26enne, 150 presenze, insomma, in 7-8 anni, se è stato bravo, insomma, andiamo sulla ventina, dai, diciamo ventina di presenze l'anno, non troppi gol, perché non arriviamo neanche a doppia cifra. Però sai, può essere un'alternativa magari anche gratuita, nel senso, se arrivasse in prestito, ottieni delle prestazioni per un giocatore che può dare una mano, ecco, non che trascina, ma che può dare una mano. Lui ha già fatto una parentesi al Vicenza, no grandi cose, perché anche lì non arriviamo a 10 presenze in Serie B. Però un rinforzo, almeno per quanto riguarda il fattore numerico, ecco, serve, servirà per far rifiatare e per capire anche, c'è da capire che campionato vorrà fare il Vicenza. Questo segnale, questo attaccante però lascia ben sperare, secondo me. Magari non è un attaccante che ti fa la promozione, ma a mio avviso, insieme a Meggiorini, è un attaccante che ti può dare i playoff, ecco. Mi espongo, mi espongo. Con questo ho chiuso. Se ci saranno ulteriori ufficialità, ci vedremo nei prossimi video e io intanto vi saluto. Saluto.